Sì, grazie Presidente. Ringrazio anche il consigliere Antonio per l'opportunità che mi ha dato per rispondere alla sua interrogazione. Per dire questo, che rispondo citando qualche numero, insomma. Nella zona di Corso Garibaldi, punto numero uno della sua interrogazione, sono state combinate al 38 negli ultimi due mesi 108 sanzioni. Ai trasgressori che segnala nella sua interrogazione. Per quanto riguarda invece la zona limitrofa all'attività commerciale denominata La Posta, quindi la vicinanza del teatro Cavalieri, noi abbiamo con gli utilizzatori di quegli spazi in corso una sorta di battaglia che stiamo conducendo a tempi stretti, ma che ci ha in qualche maniera procurato sempre negli ultimi due mesi 102 sanzioni in quella zona. Avevo già dato segnalazioni di atteggiamenti naturalmente di sfida nei confronti delle forze dell'ordine, in particolare dei vigili urbani, che provvederemo a breve a contrastare in maniera definitiva, perché con l'avvio con la realizzazione della nuova pista ciclabile quella zona lì sarà delimitata da elementi, adesso non so se il termine è giusto, pareti, insomma, che delimiteranno la zona, per cui non sarà più possibile parcheggiare. Però devo anche dire questo, che in quella zona lì abbiamo un dispositivo di videosorveglianza che controlla anche gli abusi di altro tipo, dall'abbandono dei rifiuti proprio in quella zona lì, è una zona particolarmente sorvegliata. La nostra polizia municipale è sempre presente su quelle due zone lì in modo particolare. Abbiamo anche contestato, sempre questi ultimi due periodi, 52 violazioni per sosta su pista ciclabile. Le macchine che parcheggiano lì. Ecco, anche su questo è una situazione che stiamo affrontando. Quindi dove ci sono solo le strisce metteremo delle barriere che impediranno